Mondo Fitness, 12 settembre 2014, ci troviamo per una giornata importante, benefica, per l'acquisto di una MOC da donare al Policlinico Umberto I. Ci troviamo adesso con un responsabile. Buonasera, sono il dottor Celli, responsabile aziendale malattie rare del Policlinico Umberto I, nonché responsabile del centro delle osteodistrofie a cui dovrebbe arrivare questa macchina. Ecco, oggi una giornata in cui hanno collaborato moltissime persone, molta associazione, Mondo Fitness ha portato, diciamo, questo sostegno all'associazione italiana per l'osteogenesi. Esattamente. Ci dica due parole su questo grande progetto, questo grande impegno solidale. Io innanzitutto mi sono commosso perché di fronte a tanta gente che lavora per riuscire ad acquistare questa macchina, una macchina fondamentale per fare la diagnosi e per monitorare la terapia in questi bambini di cui una patologia gravissima che è l'osteogenesi imperfetta. Non posso che ringraziare tutti gli organizzatori che hanno messo su questo evento e spero che il tempo ci assista e che tanta gente venga. Grazie. Sicuramente il tempo ci assisterà, sta tenendo, soprattutto perché questo è un impegno importante dove abbiamo visto e stiamo vedendo e vedremo tantissimi artisti. Ci sarà pure la riffa delle scarpini di Beppe Signori e un vestito di Maria Grazia Cucinotta. Anche le scarpe ci ha donato Maria Grazia Cucinotta, quindi non soltanto il vestito, e io la ringrazio personalmente di questa sensibilità. Ci ha assicurato che verrà al Policlinico Umberto I a trovare i nostri bambini e questa è una cosa che ci fa veramente piacere. Ecco, vogliamo ricordare per chi ci sta seguendo dove possono trovarvi, qualche sito di riferimento. Sì, il sito di riferimento per chi vuole donare, vuole continuare a donare, anche se la scadenza è il 30 settembre, è su www.ilsognodifederica.it, trova tutti gli estremi per fare questa donazione. Perfetto, dottore, io la ringrazio e le faccio tantissimi complimenti, grazie tanto per il grande impegno. Grazie a voi, grazie a voi, grazie, grazie di nuovo. Mondo Fitness, News 25, Roma.